Allora, con questo calendario terminiamo, diciamo, il ciclo iniziato nel 2011 e ripercorriamo le tappe salienti della storia dell'arma negli ultimi 50 anni. Si tratta di 12 tavole che anche quest'anno chiaramente sono state realizzate da un maestro che è il maestro Paolo Di Paolo, ma ha avuto l'apporto nella pagina centrale del signor Massimo Maracci. Si tratta chiaramente di un calendario che ripercorre alcuni significativi eventi degli ultimi 50 anni e inizia appunto con la copertina della celebre Pattuglia nella tormenta, lo scultore Antonio Berti, è un po' il nostro simbolo, o per meglio dire il simbolo della nostra missione, una missione che ci porta ad avere una meta ben precisa, che è il bene degli italiani, e attraverso questi forti valori tramandati di generazione in generazione si può anche vincere l'impeto della bufera. Non è un caso che questa immagine è stata anche utilizzata per il monumento che è in corso di realizzazione e che grazie al sostegno dei comuni d'Italia sarà poi posto nei giardini prospicienti il Palazzo del Quirinale. Nella prefazione il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, appunto introduce il bicentenario mettendo in evidenza in particolar modo il ruolo imprescindibile delle stazioni carabinieri, che sono il cuore della nostra organizzazione e tra i simboli anche più antichi e amati in qualche modo dello Stato italiano. Il generale poi chiaramente cita anche numerosi esempi positivi dei carabinieri che in questi ultimi 50 anni si sono mostrati in tutta la loro eroicità. Questo come è stato ieri, come è oggi e come riteniamo che sarà domani. Episodi che sono riconducibili chiaramente a dei momenti specifici, ma questo lo voglio sottolineare, si tratta di fatti che sono senza tempo, che si ripetono ogni giorno nel servizio quotidiano che ogni carabiniere fa durante una pattuglia. Questo per esempio avviene nelle operazioni di soccorso, quindi in questi 50 anni siamo stati impegnati spesso a intervenire per primi in caso di calamità, grazie alla nostra presenza capillare sul territorio tramite le stazioni e tramite i nuclei radiomobili, per cui andiamo dalla tragedia del Vajont al più recente terremoto dell'Aquila, ma anche con l'attività di accoglienza degli immigrati, chiaramente che viene abilmente rappresentata dal pittore Lucio Tafuri nell'opera Sole d'inverno, in cui si accentua l'attività di contrasto che ci ha permesso in questi 50 anni di contrastare il fenomeno dei sequestri di persona. È un reato che ha fatto registrare una sensibile recrudescenza tra il 1969 e il 1997 e l'Arma dei Carabinieri chiaramente ha adeguato la propria struttura istituendo dei reparti ad hoc, che sono le squadriglie, gli squadroni carabinieri riportati cacciatori di Calabria e di Sardegna. Sempre in questi anni c'è stata la costituzione di reparti specializzati che sono protesi alla salvaguardia degli interessi collettivi della popolazione. In questa maniera, soprattutto con questi reparti, coniughiamo quei valori e le tradizioni del carabiniere con l'innovazione tecnologica. Non sono mancati in questi 50 anni, ahimè, dei momenti di forte tensione con l'acuirsi della lotta armata, chiaramente, e anche in questo caso l'Arma dei Carabinieri ha dovuto adeguare le proprie strutture e quindi sono state create le sezioni anticrimine che poi sono confluite nel ROS, nel raggruppamento operativo speciale. Negli stessi anni, ahimè, si è inasprita anche la sfida contro le varie forme di criminalità organizzata.
Nelle tavole sono rappresentati solo alcuni delle persone che hanno, dei carabinieri che hanno perso la vita nel contrasto alla criminalità organizzata. Spicca fra tutti il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma anche il capitano Basile, il capitano D'Aleo, il brigadiere Tripodi, il brigadiere Bonmarito, ma anche il carabiniere Morisci. Un'altra delle attività che ci tiene chiaramente molto impegnati da sempre è garantire l'ordinario svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Vuoi la processione, vuoi la festa paesana, vuoi le competizioni sportive, concerti, raduni ed altro. In particolar modo sono i reggimenti e i battaglioni mobili che sono impegnati in questo tipo di attività. Negli anni siamo riusciti a coniugare le capacità riconosciute nel campo della polizia con quelle militari e le abbiamo esportate all'estero. La nostra attività è stata molto preziosa nelle missioni internazionali di pace, tanto che ormai si parla a livello internazionale, è riconosciuto da tutta la comunità internazionale, di modello carabinieri, che è sorto chiaramente nei Balcani, dove l'arma continua ad operare ininterrottamente da 18 anni. Chiaramente siamo stati fortemente colpiti a Nassiriya dalla strage, che quest'anno ricorre il 10° anniversario della strage di Nassiriya, ed è un luogo sicuramente dove si è rinsaldato, casomai ce ne fosse stato bisogno, il legame tra gli italiani e le istituzioni militari. Abbiamo voluto mettere all'interno del calendario anche due momenti molto significativi di questi ultimi 50 anni. Uno legato al 1999, dal quale abbiamo incominciato a beneficiare dell'apporto professionale molto molto valido delle donne, e poi nel 2000, quando ci siamo staccati dall'esercito, perché noi eravamo la prima arma dell'esercito e abbiamo avuto il rango di forza armata. Vai pure avanti. Ecco, da quel momento in poi il comandante generale non proviene più dai ranghi dell'esercito, ma è direttamente uno dei nostri ufficiali. Il calendario ha una pagina centrale molto particolare a soffietto, in cui sono stati ricostruiti due momenti clou. Questo è, in qualche maniera, rappresenta il centenario della fondazione, con tutte le specialità che all'epoca erano presenti, e poi sempre nella stessa pagina centrale c'è quest'altra opera del maestro Maracci, in cui si vedono tutte le specialità del bicentenario. Il calendario si conclude con un'immagine a tutti cara, che è quella di Papa Francesco. Perché abbiamo voluto scegliere Papa Francesco? Chiaramente per i valori che Papa Francesco rappresenta, ma anche perché Papa Francesco è un gesuita e secondo fonti storiche il regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri è stato scritto unitamente a un padre gesuita che si chiama Cristiano Chateaubriand. Quindi è in qualche maniera un legame ulteriore, a parte quello valoriale, che lega i carabinieri con Papa Francesco. Grazie. È un calendario molto importante per noi, perché in qualche maniera sancisce il nostro bicentenario. Sono 200 anni di storia importante, 200 anni dell'Arma dei Carabinieri, ma anche dell'Italia e degli italiani.